Torna nel centro storico dell'Aquila, al Teatro del Ridotto Comunale, il premio Laudomi a Bonanni, per una grande serata di emozioni e cultura. Il premio, tra i più prestigiosi in Italia, dedicato alla poesia, quest'anno se lo è aggiudicato il giornalista Oliviero Bea con la raccolta Meteco. Sul podio anche Alberto Casadei con la raccolta Macadamia e Roberto Mussapi con l'incoronazione degli uccelli nel giardino. Per la sezione giovani vince Antonio Lillo con la raccolta L'innocenza del male, per la sezione scuole l'aquilana Sasha Del Vecchio. Non permetteremo che si normalizzino le macerie, esordito sul palco Oliviero Bea, strappando un'ovazione dal pubblico. C'è molta gente che apparentemente vivace al di fuori, all'esterno, forse coltivare anche la propria vivacità di dentro, interiore, sarebbe una buona cosa. E la poesia lo fa, la poesia nel mio libro io la definisco il dialetto dello stato d'animo, quindi insomma coltivare il proprio stato d'animo con un'attenzione diversa forse è una buona cosa. Altri momenti importanti, il ricordo di Andrea Zanzotto, il grande poeta venuto a mancare pochi giorni fa, e di Eugenio Montale, attraverso le parole e la scrittura della sua intima amica Maria Luisa Spaziani. Ospite d'onore quest'anno del premio è stato il poeta irlandese John Dean, autore di capolavori come Il profilo della volpe sul vetro, e che con l'Aquila condivide anche una grande passione per il rugby. E Dean questa mattina è stato protagonista di un incontro al carcere dell'Aquila, una sezione del premio infatti dedicata alle opere dei detenuti, e quest'anno hanno vinto Gabriele Arale e Vittorio Micucci, che scontano la loro pena rispettivamente nei carceri di Volterra e San Gimignano. Per me la poesia è un modo per capire questo mondo così strano. E che la poesia non sia, come la libertà, una passione inutile, lo hanno confermato le poesie, semplici e vere, composte dai detenuti all'Aquila. Ci tiene a tutto quanto, ad ogni frammento che si racchiude tra queste mura, sapendo che un domani le lascerai per sempre. Ma sai che dentro tutto quel freddo, il ferro ed i colori avranno segnato la tua vita, Patrizio.